Buongiorno carissimi, eccoci ritrovati al nostro appuntamento con i video e intanto vi ringrazio sempre per tutto, sono veramente grata di cuore e mando questa gratitudine a tutti. La gratitudine è un'energia molto bella e molto elevata e bisognerebbe essere sempre grati anche per le cose che ci sembrano negative. Hanno sempre un grande scopo anche loro. E quindi oggi la domanda che andrò a fare con tre stesure, intanto incominciate a guardare i numeri 1, 2, 3, la domanda di oggi è: dove va l'attenzione del suo cuore? Perché si dice che laddove va la nostra attenzione, là c'è il nostro cuore. Quindi andiamo a vedere la persona a cui pensiamo, a che cosa dà veramente attenzione, e quindi incominciamo con la stesa numero 1. Allora, lascerò il numero qua, in modo che voi possiate visualizzarlo, e incominciamo subito a vedere questa persona a cui state pensando, a cosa o a chi dà veramente attenzione. Naturalmente lo svilupperemo con diversi tipi di tarocchi. Beh, qui mi viene che la persona a cui avete pensato dà molta attenzione a se stesso o a se stessa perché vuole realizzare delle cose. Voi ci siete come meta, diciamo, quindi diciamo che voi dopo se stesso, ci sono persone che danno più importanza soprattutto quando si ama molto all'altro. E in questo caso questa persona direi che ha avuto dei momenti difficili in passato anche con voi e adesso però si è riequilibrata, diciamo, perché sta realizzando le sue cose e quindi vuole continuare, diciamo, a portare l'attenzione alle cose che la fanno stare bene. Voi siete tra queste, quindi posso dire che questa persona dà proprio attenzione a voi. Andiamo a vedere un po' più in profondità proprio dove sta il suo cuore. Ecco. E questa persona è venuta proprio a realizzare qualcosa. Questa persona è proprio venuta a realizzare qualcosa, quindi non è che vi toglie attenzione a voi, è che proprio ha un impulso che viene dal profondo per cui è venuto a realizzare o venuta a realizzare questa cosa. Quindi direi che questa stesura è chiara e completa. Quindi se in certi momenti voi sentite che questa persona non vi dà abbastanza attenzione, sapete che è perché è venuto a realizzare qualcosa di cui non ne può assolutamente fare a meno. Tant'è vero che ha avuto diversi ostacoli nella vita e anche nella vostra relazione, diciamo, questo si è sentito anche nella vostra relazione, questo sentire, diciamo, che però io credo proprio che adesso che sta realizzando le sue priorità, diciamo, animiche, sicuramente voi avrete un buon posto. E vediamo comunque il consiglio che vi danno per continuare, se non altro, a mantenere questa situazione piuttosto equilibrata. Ecco, il consiglio è la nave. E la nave è un nuovo viaggio, in questo caso il vostro nuovo viaggio della vostra storia. Quindi lasciate andare tutto quello che è successo e che non vi è piaciuto
e accettate che questa persona era venuta proprio apposta a sviluppare qualcosa e di cui non ne poteva fare a meno e che adesso c'è il vostro nuovo viaggio per voi due. Quindi direi che questa stesa è stata esaurita e anche in modo molto chiaro, direi, no? Quindi a questo punto passiamo pure alla stesa numero 2, per dove va l'attenzione del suo cuore. Ecco, dove va l'attenzione del suo cuore. Non sempre l'attenzione è dedicata a persone, no? Questa persona ha avuto una grande sofferenza personale in passato e in questo momento non ha una vera direzione, anzi questo crea a questa persona parecchia inquietudine. Ecco, sono andata a vedere dove siete voi e voi siete nelle, diciamo, ultime carte, però belle. Quindi vuol dire che in questo momento l'attenzione non è proprio verso di voi, perché questa persona in questo momento si trova un po' in uno stato di paura perché non riesce a realizzare quello che è venuto a realizzare e quindi voi vi sentite alle volte soli e abbandonati da questa persona. Però se avete fiducia, diciamo, in questa persona e soprattutto nel suo spirito, perché lo spirito poi alla fine è quello che comanda, e quando questa persona si ritroverà, ritroverà anche voi. Ma andiamo a vedere in modo più approfondito. Quindi, ripeto, questa persona in questo momento ha bisogno di ritrovarsi, no? Ecco, diciamo che sta cercando proprio l'equilibrio in questo momento, questa persona. Sta cercando un equilibrio e non si sente a posto e prova un senso di disagio proprio perché non riesce a capire, soprattutto, e in questo voi potete dargli una mano anche semplicemente senza accusarlo del perché lui è assente, perché lui sta cercando se stesso, questa persona, e da come vedo troverà questo se stesso. Quindi non è una cosa esteriore in questo caso, ma è una cosa interiore, confermato anche dalle stelle. Quindi lui sta proprio cercando all'interno e la vita gli ha già dato delle dure prove. Questo non vuol dire che voi non ne abbiate di prove, ma cerchiamo di accettare e comprendere il cammino dell'altro in questo caso, no? E quindi voi sì, state un po' ad attenderlo, ma fate le vostre cose, fate la vostra vita. E vediamo un consiglio che vi danno per reggere, diciamo, questa situazione. Ecco, qui è venuta la carta del leggere. Leggere significa occuparsi, sì, delle proprie cose, ma la lettura è sempre una lettura che porta alla crescita anche personale. Quindi mi viene, vedendo anche le stesure, di leggere cose che vi facciano stare bene, ma che non vi facciano evadere, perché qui si tratta di una lettura interiore, no? Come descrive anche la carta, quindi di lasciare andare il giudizio per questa persona e leggere delle cose che vi fanno centrare nell'attesa che questa persona trovi se stesso, e molta amore e comprensione nei confronti di questa persona. E questo è sempre importante, comprendere il momento in cui sta vivendo l'altra persona, la persona che ci
interessa. E quindi adesso passiamo alla stesura numero 3, dove va l'attenzione del suo cuore. Questa è una persona che viaggia molto anche con la fantasia, diciamo, e vuole realizzarsi anche lavorativamente. Per lui è importante anche la realizzazione matrimoniale. Quindi l'attenzione del suo cuore in questo momento è prima di tutto sul lavoro, che in questo momento gli crea un po' di problemi, e sulla realizzazione matrimoniale. Adesso vado a vedere la vostra posizione. Potrebbe essere una persona che o non è completamente libero, o ha un matrimonio, ha chiuso una relazione. Ecco, questa persona vuole il matrimonio, quindi l'attenzione in questo momento della sua vita va sia al lavoro che al matrimonio, però in questo momento voi non siete, devo dirvi la verità, la priorità, perché siete in una posizione di blocco. Quindi questo non vuol dire, adesso andremo a vedere in modo più approfondito, essendo in una posizione di blocco, voi, diciamo, in questo momento non siete proprio la sua priorità. Ma noi adesso andiamo a vedere sia un po' il suo destino animico e vediamo appunto perché o cosa potete fare voi. Ecco, diciamo che questa persona è una persona non propriamente profonda, è rivolto abbastanza su di sé e ha delle sue mete in un modo un po', diciamo, materialistico, superficiale. Questo non vuol dire che sia una cosa sbagliata, mai nessun giudizio, assolutamente. E diciamo semplicemente che la sua attenzione in questo momento va a delle cose pratiche, e quindi voi siete un po', come ho visto prima, in un angolino, ma andiamo a vedere perché e per come. Questo però vi serve a chiarire e a cambiare la situazione, no? Perché le carte vanno molto bene a vedere la parte inconscia. Quindi voi realmente potete fare qualcosa, per ritornare, diciamo, nelle sue attenzioni. E vi ci vuole molta forza interiore, diciamo, per reggere questo momento in cui voi non siete proprio al suo centro. E secondo me, però, voi, se ascoltate profondamente voi stessi, riuscirete a essere quella persona a cui lui aspira. Diciamo che in questo momento non vi ha visto ancora bene per come siete, perché è molto preso dalle sue cose, dalle sue realizzazioni. Però andiamo a vedere il consiglio per come voi potete riuscire a essere visti nel modo che voi volete. Ecco, qui vengono gli insetti, e quindi non guardate alle piccole cose, cercate di non guardare che cosa lui sta realizzando, ma concentratevi sul sentimento che avete voi, perché in questo momento appunto lui ha bisogno di essere, diciamo, un po' agganciato emotivamente. Voi siete delle persone bellissime e si vede dalle
carte che sono uscite e non sottovalutatevi, perché il fatto che lui in questo momento non vi veda e non veda la vostra bellezza non vuol dire che voi non lo siete. Quindi la parola chiave di questa stesura è abbiate fiducia in voi stesse. E con questa stesura terza io vi ringrazio, vi auguro tanta luce per il vostro massimo bene. Arrivederci, a presto.